Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Eccoci nuovamente in studio e con vero piacere che oggi do il benvenuto, anzi il ben ritrovati a due amici della famiglia di Rete 7, oggi 7 TV. Sono qui con noi infatti Franco Gaglietta e Giovanna Veltri. Ben ritrovati, ho detto bene, ben trovati e con vero piacere Franco che ti do il benvenuto nei nostri studi. Non avete bisogno di presentazioni, siete due volti storici dell'informazione del territorio cilentano, in modo particolare per quanto riguarda l'informazione sportiva. Posso farti subito questa domanda, Franco? Tu fai parte della famiglia, hai un po' iniziato con la famiglia scelta con Rete 7. Quanti anni fa, da quanti anni, ecco, ci informi costantemente su quello che è un po' il mondo del calcio locale? Bene, innanzitutto saluto tutto il pubblico di Rete 7, di 7 TV, che adesso, grazie a te Carmela, e c'è da dire, mi verrebbe spontaneo iniziare a dire: dunque, dove eravamo rimasti? La famosa frase del compianto e tortura quando rientrò dopo tanti anni appunto in televisione. E siamo ritornati appunto con questa emittente. Quanti anni? Allora io ti posso dire che quest'anno si verifica un fatto eccezionale. Nozze d'argento. 25 anni, hai iniziato 25 anni fa. Nel 1990 ho iniziato a fare programmi sportivi, quindi sono ben 25 anni quest'anno. Sarà anche una curiosità, io ho 25 anni, con Giovanna che mi supporta, anzi. Da un po' di anni. Oserei dire da circa 12-13 anni, quindi anche lei ha iniziato con Rete 7, poi ha proseguito il cammino con altre emittente, e colgo l'occasione comunque di ringraziare l'amico e fratello Alfonso Stile, con i quali siamo stati 5 anni in modo meraviglioso a fare programmi sportivi. La mia amicizia con lui non verrà assolutamente meno, ci siamo disuniti per motivi diversi che esulano dalla mia e dalla sua volontà, però comunque con la sua emittente, perché la sua emittente è Stile TV, io comunque a lui auguro comunque di poter avere sempre la maggiore. Il mondo della televisione è un po' così, come quello della vita di tutti i giorni. Dobbiamo essere così, ci si separa, ma l'amicizia comunque resta. Un po' come la vita quotidiana. Pare evidente che ritornare qui per me è una mera soddisfazione. Ecco, possiamo ringraziare l'editore Giorgio Scelta. Ma certo, insomma, io ringrazio insieme Giorgio. Insieme al quale avete deciso insieme di ricominciare questa avventura. Ricominciare questa avventura che avrà qualcosa di nuovo, ma non avrà assolutamente nulla di diverso da quello che è il mio target. Il target è quello di partire dai campionati di terza categoria, che io non ritengo assolutamente campionati minori di fronte ad altri. Anzi, il mio pubblico, il pubblico al quale io sono più affezionato, è proprio quello che va dalle categorie più basse, perché vedere paesi piccoli, genuino, piccoli che sono sintonizzati a vedere parlare della loro squadra, faccio un esempio il Pattano, Massa, il Santa Barbara e tanti altri, a me dà una grande soddisfazione. Poi pare evidente che parlare dei campionati di prima, saliamo pian piano, parlare di promozione, parlare di eccellenze, di due gironi di Serie D, allora andiamo ancora più nel sottile e con Giovanna. Che Giovanna, poi ecco, il tuo ruolo è sempre lo stesso. Giovanna, quale sarà, diciamo, il tuo ruolo? Non cambia. I risultati, la classifica. E poi mi ripigliano perché dicono che io dico sempre le stesse cose, però quello è l'ora. Il ruolo è quello, risultati, classifico, prossimo turno. Ma guarda che è importante, perché poi alla fine dei conti, se andiamo a vedere bene 9-10 campionati, dire risultati, classifica, prossimo turno, i top 11, alla fine probabilmente parla più Giovanna che io. Sarà sicuramente un piacere rivedervi insieme, un po' come Sandra e Raimundo, possiamo dirlo, insomma. Ma su questo non piove. Validissimi singolarmente, però insieme. Allora, ci hanno identificati tante volte come Sandra e Raimundo. Sì, effettivamente. Fatta questa premessa doverosa, iniziamo a presentare quella che sarà insomma la nuova stagione di informazione calcistica, e non solo, perché sicuramente all'interno del tuo Gaglietta Calcio Show troveranno spazio anche altri sport. Però partiamo da questa nuova denominazione del tuo programma, Gaglietta Calcio Show. Che cosa allora, vuole essere? Diciamo che con Giorgio, per la verità, la difficoltà unica che abbiamo trovato, riscontrato in questo periodo di trattative, diciamo così, tra virgolette, subito, è trovare il nome chiamato il programma, perché avendone condotti 7-8, anche cambiando, poi pare evidente che era un po' difficile. Però in questo, diciamoci la verità, che ci ha dato una grossa mano chi veramente è bravo è Antonio Milano, diciamoci la verità. Antonio, dai, io e Giorgio avevamo delle idee, c'eravamo anche vicini, anzi Giorgio c'era un po' vicino, perché come Giorgio dice,
dobbiamo identificarlo come uno show. Allora, Galietta Show ci sembrava un po', ecco, andò a Milano e ho detto, guardate, io vi dico subito, aggiungeteci il calcio in Il mezzo, gioco è Galietta, fatto. Il calcio gioco... show, e il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Allora, che cosa sarà Galietta Calcio Show? Di che cosa ti occuperà? L'abbiamo già detto, insomma, partiamo dal calcio, che è quello che è più vicino a noi, però per arrivare... Allora, Galietta Calcio Show sarà effettivamente dovrà essere lo sport di tutti, la televisione di tutti, il programma sportivo di tutti. Innanzitutto per chi mi conosce sa che io non sono tipo abituato a non parlare male della gente, a me piace parlare di calcio. Pare evidente che quando alcune cose le dovremmo far notare, le faremo notare, ma il tutto nel rispetto e nella professionalità per l'emittente che mi ospita. Questo si è ben chiaro, le televisioni dove io sono stato non hanno avuto mai problemi con di me perché io so come si fa la televisione, dobbiamo dare immagine, dobbiamo valorizzare questo nostro. Io non sono un esterofilo, ti dico la verità. A me piace il calcio che va dal Golfo di Policastro a Battipaglia. Mi allargo un poco oltre perché parlare di Serie D, andiamo nel dettaglio, avremo grosso riferimento quest'anno per quanto riguarda la Cavese. Mi sento un po' disperato perché mi mancano i miei amici Zebroidi e questo è un dramma che affronteremo poi durante il programma perché Battipaglia di fatti è terminato il calcio. Parleremo di Gelvison, pare evidente che la squadra Tra poco del faremo un nostro capoluogo. riferimento, Parleremo di insomma. Agropoli e quindi parleremo poi di tutte le altre realtà. A giorni, insomma, saranno ufficializzati i calendari, i gironi. Già c'è qualche indiscrezione, insomma, pare che l'Agropoli debba andare nel girone H, quello pugliese, dove lo scorso anno c'era la Quello piuttosto. Gelbis, quello piuttosto. Insomma, siamo in attesa di sapere che cosa accadrà il 3 settembre in casa Gelbison. Ci sarà modo e tempo per analizzare quanto accaduto e speriamo bene. Innanzitutto, quando inizierà la Allora, la trasmissione? trasmissione inizierà l'appuntamento è per martedì 15 alle ore 21. Ripeteremo il programma con replica il giovedì sera, sempre alle ore 21, poi l'amico Giorgio studierà con il suo palinsesto, con le sue esigenze, le due repliche, mercoledì e venerdì, gli orari Quindi tutti i giorni pomeridiani. ci Lui sarà spazio è per... stato oculato perché io mi muovevo su orari fissi anche nelle repliche. Invece il giovedì lui ha voluto confermarlo, ha fatto bene a dire: ma perché il mercoledì e venerdì non cerchiamo di variare, dando la possibilità a qualcuno che ha difficoltà di vederla in un certo orario, poterla vederla in un altro. Quindi anche questo è stato abbastanza oculato Giorgio nel cercare poi Si come accontentano un po' tutte studiare le un poco fasce, tutte le perché è chiaro che fasce. dinanzi al televisore, a seconda degli orari, poi ci sono vari utenti. Avremo avuto tempo, dicevo, di analizzare bene che cosa è accaduto in casa Gelbison, però è inevitabile in questo No, momento ma un primo la prima riferimento. cosa che bisogna dirla è Ecco, in questa. 25 anni, la prima domanda, ti è mai capitato di commentare un fatto simile in 25 Allora, anni? io dico questo, ne ho sentite di tante in questo periodo, però io sono convinto di una cosa e su questo ritengo di avere la presunzione di Oltre che dire da che conduttore, da non c'è ombra giornalista, di da dubbio appassionato, che sia stato un mero dimenticanza ed errore, che può capitare, è capitato anche a società molto più superiori, Blasonate. blasonate, società dei professionisti, hanno perduto partite a tavolino, finanche dove lì non dovrebbe assolutamente succedere. Io dico che è stato semplicemente una dimenticanza, probabilmente si sarà verificato anche questo blocco in via telematica nel momento in cui hanno dovuto fare l'iscrizione, ma il fatto stesso che la Gelbison abbia perfezionato subito l'iscrizione cartacea, già il giorno dopo, dando le garanzie, la fiduzione, iscrivendo la squadra, sa significare che c'era la volontà di voler iscrivere la squadra. Penso che proprio questo sia il punto chiave nel momento di discussione a Roma, il 3 di settembre. Sarà la data veramente che tutti Quindi aspettano, i secondo tifosi te ancora non vallesi. hai detto l'ultima Io dico una parola? Sei cosa, io sono speranzoso? convinto e mi auguro su questa mia convinzione che al 99, lasciamo un 1%, la Roma deve dare la Serie D alla Gelbison, proprio perché si è verificato solo un fatto di, perché se la Gelbison avesse tentennato poi nell'iscrizione cartacea e passavano 10 giorni, 15, 20 giorni, era diverso, ma avendola fatta subito vuol dire che c'era la netta volontà di voler iscrivere la squadra. E questo Roma deve essere sicuramente sensibile, anche ritenendo e avrà anche il suo peso, che la Gelbison è una società blasonata, è una società antica nel Cilento, così come l'Agropoli e le altre società, e pare evidente che questo deve pesare e deve pesare attentamente a chi deve valutare poi questa Sai in questi decisione. giorni che cosa stanno facendo giocatori e mister? Come stanno vivendo queste ore di Allora io attesa? Continuano gli allenamenti? Che cosa sta apprezzo accadendo? il
l'allenatore Pasquale Logarzo, il quale è un amico e io lo saluto fraternamente. Apprezzo tutti i giocatori, quasi tutti, che sono rimasti nonostante che si giochi in una carta pericolosa. A parte Tricarico, Tricarico anche Spicuzza probabilmente è da capire, perché sono giocatori che poi vivono di calcio. Se il 3 settembre la Gerbe sono in Serie D hanno difficoltà, però apprezzo tutti gli altri che nonostante tutto si giocano una carta pericolosa, perché se il 3 settembre malauguratamente si dovesse verificare quell'1% che io dico di negativo, allora a quel punto, punto a capo, a cercare di trovare squadra, a quel punto è un po' difficile. Spostiamoci un po' ad Agropoli. Pasquale Santosuoso, tu conosci benissimo, è stato anche a Vado La Lucania con la Gelbison, un mister agropolese alla guida di una squadra agropolese. Beh, probabilmente il presidente Cerruti ha fatto bene a cercare a questo punto forze locali, perché si è reso conto probabilmente che negli ultimi 2-3 anni le cose non sono andate nel migliore di modi con allenatori pure abbastanza blasonati, per l'amore di Dio, perché c'è stato Mario Pietro Pinto, c'è stato Rigoli l'anno scorso, c'è stato Egidio Pirozzi, allenatori di caratura, quindi su questo gioco probabilmente ha ritenuto che la scelta locale potesse dare all'Agropoli sicuramente delle prospettive positive. Io auguro all'Agropoli, noi ci auguriamo che la Gelbison e mantenga la categoria, perché più di quello non può. Per quello che ci sembra di capire, ci auguriamo che l'Agropoli faccia un buon campionato, poi ci auguriamo che la Cavese del caro Emilio Longo, mio amico, verrà spesso in trasmissione, anzi vi do subito una chicca, se non ha difficoltà e non ne avrà, martedì 15 il primo ospite che sarà con me sarà Emilio Longo, perché è un fraterno amico, a lui auguro, perché Cava è una piazza importante con il presidente Campitelli, auguro di poter andare. Una bella occasione, una bella opportunità per questo giovane mister, che poi è giovanissimo. Emilio è bravo, è serio, è competente, ha il DNA dell'allenatore per bene. Allora Franco, tanti gli ospiti, hai già preannunziato la partecipazione di Emilio Longo. Come sarà strutturata la tua trasmissione? Allora, la trasmissione è strutturata questa, probabilmente io mi avvarrò della possibilità di avere a giorni alterni, stavo dicendo, tipo il mio ufficio postale, a settimane alterne è la possibilità di avere un opinionista, perché io l'ho creato l'anno scorso e ho avuto un ottimo riscontro, quindi io confermerò, posso dire, un opinionista che avevo l'anno scorso, lui veniva ogni settimana, quest'anno faremo una settimana sì e una settimana no, che è Ivan Solimeno, un competente di calcio, un allenatore molto bravo, una persona per bene. Poi sicuramente l'altro sarà anche l'amico Jimmy, che io chiamo Jimmy Fontana, simpaticissimo, lo stesso competente lui, e quindi faremo, perché avere l'opinionista, quindi probabilmente interagiranno con gli ospiti. Mi sono accorto che qualcuno riteneva che l'opinionista mi faceva parlare di meno, quindi io a questo punto, forse sarà gli anni che avanzano probabilmente, e parlare un po' di meno a questo punto fa bene. Cambiato il calcio di oggi rispetto a quando hai iniziato 25 anni fa? Sì, è cambiato tanto. Cambiato tanto, perché mi rendo conto, io ho fatto delle cronache anche di campionati inferiori, mi rendo conto che si è su una strada che secondo me non porta troppo bene, troppo a lungo, perché se non ci si rende conto che alla fine dei conti è un calcio dilettantistico, io capisco i giocatori di Serie D e capisco anche i giocatori di eccellenza che si allenano 4, 5, 6 volte a settimana, allora è indesoli come un vero mestiere, e pare evidente che. Però a livello di prima categoria e di promozione, anche se alcune squadre di promozione lo fanno in modo diverso, arrivare a certi eccessi sicuramente penso che a lungo andare non porta bene. Il pubblico potrà interagire con la trasmissione in qualche modo, potrà dire la sua? Sì, il pubblico è la cosa più importante delle mie trasmissioni. Io con Giorgio stiamo studiando come far messaggiare, come far pervenire le loro impressioni, come rispondergli. Pare evidente che fin quando io condurrò programmi sportivi non consentiremo, Giorgio lo sa bene come tutti gli altri, non consentiremo nessuno che mandi messaggi assolutamente, lievemente offensivi, perché questa è una trasmissione che si discosta, noi non vogliamo pettegolezzi, non vogliamo cose brutte, io devo andare su tutti i campi, noi come emittente dobbiamo arrivare da tutte le parti, pare evidente che proporremo anche le partite, posso dire con certezza che faremo tutte le partite in casa del Cannalonga, e questa è l'occasione. Un'altra bella realtà calcistica. Allora Galietta è calciatore, una buona parte di Galietta è calciatore al Cannalonga.
Canalonga, io ci ho vinto i migliori tornei, cioè i miei migliori Il amici. cuore. Poi cosa è successo? È successo che Gemma, la seconda di Giovanni, si è sposata con A un Canalonga, qui c'è canalunghese, un questo con Giovanni, legame. colgo l'occasione a Gemma e Giovanni di fare un affettuoso abbraccio. Poi c'è l'allenatore Franco Cortazzo, che finanche è stato calciatore con me, c'è Donato Pizzolante, ma meglio conosciuto come Mazzola, e poi c'è un presidente che forse nessuno lo sa chi è. È uno dei miei più grandi sponsor, Massimo Lisi di Vallo Scalo, che è presidente del Canalonga, e Massimo Lisi fa le cose solo per bene. Quindi lì non si scherza, e ha sposato il progetto del Canalonga. Canalonga giocherà a Vallo. Mi auguro che saranno, e di questo non ho dubbi, che la Gerbison sarà anche sensibile a cercare di capire. So Sì. che è stata promossa, posso farti questa domanda e Cosa? non vorrei sbagliare. Promossa in... In promozione. Ah, in pro... In promozione, ecco, quindi primo anno della storia di Canalonga in promozione. Poi sappiamo che Canalonga, al di là di essere famosa per la famosa Fiera della Fregagnola, che al limite ok. Tra hanno un solo poco, ci difetto, hanno un siamo. solo Forse difetto, che mi ci fanno iniziamo... andare 5 sere, e in quel periodo io metto 6-7 kg, ma poi pian piano li smaltisco. Però Canalonga ha nel DNA il calcio. Io sono convinto che le partite di promozione, poi le vedremo in casa, Canalonga porterà le sue 300-400 persone, e forse neanche la Gerbison in certe partite le mette. Questo per far capire, insomma, di che cosa ti occuperai, sicuramente della Serie D, ma senza dimenticare il calcio di casa Assolutamente, nostra, come dicevi, assolutamente. senza nulla togliere, insomma, alle altre squadre. E ancora un'altra cosa, Sì. non solo calcio, è Galletta Calcio Show, ma regolarmente in trasmissione parleremo, perché Giorgio è sensibile al basket, Basket Agropoli, Agropoli. avremo ospiti, daremo i servizi di basket qualora la proprietà Professore lo Aviran. ritenga. E daremo le partite del Canalonga, ospiteremo tutti. Questa sarà la casa di tutti. Un gran Pare contenitore. evidente che io mi muoverò per invitare tutti. L'unica cosa che non farò è quella di portarli a spalla. Su questo sia ben chiaro. Cioè io, con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia che io invito, mi auguro che gli altri abbiano lo stesso entusiasmo di partecipare a questa trasmissione. Ma non ci vorrà molto, se ne renderanno conto già dopo la prima Siamo trasmissione. quindi pronti per ripartire, Franco? Sì, carico, carico. 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 Allora, Io. quindi festeggerai insieme a noi il tuo 25esimo Sì, anno, mi eh? auguro che poi dirò anche quando è Il il giorno giorno, spegneremo le preciso. candele, insomma. Lo festeggeremo perché sì, è bello. 25 anni, qualcuno mi dice, ma l'entusiasmo è sempre lo stesso. Io adesso pare evidente che Ancora di la più. mia è un'altra scommessa. Perché ogni 5, 6, 7 anni io sto facendo delle scommesse. E vado, torno, rientro, faccio. Però mi accorgo che poi, Vabbè, alla base c'è questa grande se passione tu per il ti dedichi calcio. al tuo territorio, come vi dedicate a voi per quanto riguarda il resto delle programmazioni, il telegiornale che curate così bene e tutto l'altro, parlare delle nostre cose, parlare delle nostre. È bello, perché io poi non vedo come se a Salerno, a Napoli e Benevento se ne strafregano di noi. Ci voglio dire di te. Parlassero del loro calcio, io parlo del mio e cerco di fare quanto più possibile, perché guardate, vi dico la verità, io già quando stavamo l'altra volta, per esempio, faccio a caso due nomi di due paesi. Perché lo faccio? Perché lì sono venuti meno due persone alle quali ero molto legato. Il galantuomo che avevo nei monitor all'epoca, Giorgio si ricorda, Italo Cammarano su al Camarota Paese, e parlare di Giovanni Cafasso a Cicerale, con le Cicerale. note del canile, tutto quello che vogliamo. Allora, quando io mi rendevo conto che arrivavano i messaggi da un bar a Camerota, 30, 40, 50 ragazzi, a Cicerale la stessa cosa, a vedere, a mandare i messaggi, io Il calcio mi unisce. sentivo veramente contento, contento perché dico, oddio, forse veramente qualcosa gliela diamo a questi paesi. Cosa aggiungere prima di dare insomma Beh, penso l'appuntamento? Cosa che possiamo aggiungere, ci siamo detti Franco? un po' tutti. Aggiungiamo questo. E noi, uno dei miei compiti, non solo quello di condurre programmi sportivi, è quello di contattare anche sponsor che, ringraziando Dio, non mi vengono mai meno, perché pare evidente che il va fatturato e salvaguardato la pubblicità. Io di solito, quando vado in pubblicità, dico sempre Sono andiamo altri con un poco di fedelissimi che ti fatturato. seguono Sono sempre. fedelissimi che io regolarmente ogni inizio trasmissione ringrazio, li ringrazio a Natale facendo gli auguri, li ringrazio a Pasqua. Devo dire la verità che se ne sono aggiunti molti altri, Ci fa piacere. ma una cosa alla volta. Il 15 di settembre cercheremo di far capire tutti, cercheremo di far capire che la gente non è
gli sponsor non arrivano nuovi, gli sponsor ti seguono e poi si aggiungono altri perché si accorgono, insomma, si accorgono della... che le cose le fai per bene. Ecco. Sì, questa è un'altra, è un'emittente che le cose le fa per bene e farà sicuramente, e sposerò la mia causa come io ho sposato la causa dell'emittente, e sicuramente ci divertiremo, cercheremo di dare. E poi un'altra cosa, contattateci anche eventualmente per riprese delle partite, noi siamo sensibili, siamo a tutto, non siamo gente che vogliamo la luna. Ah, noi basta, perché poi ci accorgiamo che chi ci fa fare le partite regolarmente, sì, l'emittente ha delle spese, cerchiamo di andare incontro, per chi ci fa fare le partite ci dà la possibilità poi di arricchire il telegiornale sportivo, di mandare le partite, e quindi sono tutti contenuti che anche noi in un certo senso ringraziamo. Beh, quelle società, e siamo una grande famiglia, insomma, questo per quanto riguarda il contenitore sportivo, ma naturalmente poi ci sarà una grande collaborazione tra il TG e Gallietta Calcio Show, apparteniamo tutti a questa grande famiglia di Rete 7. Allora Giovanna, che cosa suggerisci sempre a Franco prima di iniziare una trasmissione? Diamo un po' qualche curiosità del dietro le quinte. Allora, la premessa di Franco è di parlare sempre un po' di meno e far parlare più gli ospiti, ma non ci riuscirà neppure quest'anno. Ci proveremo. Allora. Cercheremo di provarci, però posso dire una cosa. Guarda, ma non perché e Giovanna è mia moglie, allora sembrerebbe scontato quello che dico, ma effettivamente lei è parte integrante di questi miei 12-13 anni che abbiamo passato insieme. Perché poi, diciamoci la verità, guarda, se la gente immaginasse solo un poco, che noi abbiamo fatto e faremo ancora, abbiamo fatto delle telecronache, ma anche allora, sotto un ombrello, per arrivare e far arrivare l'immagine di queste squadre di campionati inferiori, Giovanna con un ombrello, con il cameraman e tutto, guarda... C'è un lavoro dietro le quinte non indifferente. Abbiamo preso dei bagni proprio, e non di... Però l'abbiamo fatto anche con piacere, perché questo, allora, vedere che lei fa parte integrante di questo programma, cioè se lei mi arrivasse, esce pazza, dico, e mi dice io non voglio più fare programmi con te, guarda che al 99% è capace che sta con la spugna anch'io. Però poi dico ai miei sponsor, qualcuno mi domanda, ma Franco, e chiudiamo così, ma per quanti anni ancora noi dobbiamo seguirti con questi nostri sponsor? Gli dico, guardate, non molto, perché se il buon Dio vuole, che è una mia frase che uso nei miei programmi, penso che se mi fa campare, arrivato a 80-85 anni, non potrò condurre più programmi sportivi. Quindi un altro po' di pazienza. Qualche altro annetto di pazienza. Un altro, se riusciamo a vivere, un altro. Allora io sarò il gobbo del Franco Gallietta. E lei mi supporterà. Sarà un piacere rivedervi su Rete 7, oggi 7 TV, ci sarà naturalmente tanto da condividere con Franco e con Giovanna, il pubblico avrà le porte aperte come dicevamo, naturalmente ci sarà questo contatto, questo filo diretto tra Gallietta Calcio Show e il pubblico di Rete 7. Allora Franco, diamo l'appuntamento al 15 settembre. Allora, mi raccomando, ci rivediamo, vi aspetto per il 15 di settembre e martedì sera alle ore 21, puntuali, precisi, se buon Dio vuole. Noi siamo qui ad aspettarvi, noi siamo qui a darvi le notizie che voi vi aspettate, e quindi godetevi ancora questi 15 giorni di estate, mi auguro che sia una buona estate per tutti, e poi alla metà di settembre incomincia un po' l'autunno, le giornate si accorciano, più facilmente si arriva qua, si cena prima e poi dopo, se ritenete opportuno di digerire un poco, mettervi sul divano e distendervi con Sette, con Gallietta, con tutta la programmazione di questi emittenti, io penso proprio che farete una cosa buona e santa, vi aspetto. Grazie a Franco. Grazie a te Carmela. Grazie a Giovanna, Gallietta. Gallietta Calcio Show, pare evidente che è un connubio, Gallietta, Giovanna, Giorgio Scienza, Set, Rete 7 e tutti quelli che partecipano. Pare evidente che poi incominceremo a ringraziarli dopo, c'è Samuel, c'è Marco, tutti quelli che collaboreranno con questa trasmissione, difatti già ve ne ho menzionati due, sono arrivato, io vado di getto, lo staff è OK, come dice qualcuno, è OK, e quindi penso proprio che ci siano tutti gli ingredienti per far bene. Buonasera. Grazie, arrivederci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.